allargano gli esterni, scatta Credentino sull'auto di sinistra, visto e servito. Punta Zampetti, sfida tra numero 5. Credentino ritorna da Ludovisi, calza sinistro strozzato, bloccato a terra da Salzano, Ravesi, da una parte anche la monaca. Yamazato, accede nell'area di rigore, sterza il giapponese. Yamazato, sul primo palo, gran gol. Di Yamazzato che trova anche il suo secondo centro stagionale. Ed è 1-0 per il Torino, al minuto numero 28 del primo tempo. Primo pallone del match, non benissimo in questa via di gara numero 10, allora c'è tanto spazio per Procopio, un'autostrada per Sofia. Che può accedere nell'area di rigore Sofia con il piazzato l'intervento in allungo ad allontanare di Girolami sarà calcio d'angolo per il Torino. blocco Lisi c'è Nicola molto acceso mezzo all'area di rigore pallone Mezzorlanno Non deviare palla di poco fuori Gingillo, pallone in mezzo cerca la testa di Cennicola Yamazato, prolunga in mezzo verso l'acrobazia di Procopio con il sinistro, palla di poco alta Gingillo all'esterno trova Salvetta salito su in questa circostanza Sofia, ottima l'apertura, cercare proprio Salvetta largo a destra, pallone in mezzo, Orlanno eccolo, il quinto gol stagionale di Lorenzo Orlanno battuto tutto a giro e altra grande azione corale offensiva del Torino 2-0, Credentino. Dopo una prima deviazione, il giocatore del Anzio sul primo palo. Che torna ancora da Gingillo. Punta Vellitri. Gingillo. Prova a piazzarla, palla di poco fuori dal numero 11 T per i Rossoneri, Salvetta, Gingillo. Prova ad accendersi, numero 11, mette in proprio Orlando. Intervento di opposizione ottimo di Girolami. Poi allontana la difesa dell'Idonzio. No, vince il duello aereo. ma in anticipo sulla Monaca. Salveta. ripropone, La prendo da Gingillo. Fa vedere anche Quattrucci. Punta Vellitri. a superare il numero 4 con una serie di finte. Gingillo. Grandissima giocata del numero 11. E poi fallo di Orlando. Gingillo. Preso da Fiorini, ha girato l'avversario Gingillo, gran conclusione della distanza che impegna Girolami. Pallone ancora in campo con Orlando che mette in mezzo verso Bellardelli, arrivato come un treno sull'auto di sinistra, non impatta il pallone. Di Micomo fa movimento sul primo palo. pallone in mezzo, palla di un soffio fuori. Nato ad un passo dal gol del 2-1 Ludovisi, torre di gara, eccola qui, la parola fine. Vince il Torrino per 2-0, ritrova la vittoria la formazione di Umberto Viola e sale a quota 53 punti. Con questo successo per 2-0 contro il Lido Anzio decidono le reti di Yamazato e Orlando.